Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Carlotta e sempre qui alla Gamescom 2017 abbiamo provato The Crew. Ma prima di parlarvi del gioco, sigla! Rispetto alle 3 2017, qui abbiamo provato ben 3 nuove modalità. Abbiamo inizialmente vagato un po' per la città perché, come era scritto anche nell'anteprima delle 3, il gioco sarà ambientato in America, quindi potremo girare per New York e vedere le varie città e quindi anche provare le varie vetture a nostra disposizione. Prima abbiamo avuto una brevissima fase in free roaming e successivamente abbiamo provato 3 nuove modalità. Nella prima eravamo sopra una motocross. Il nostro obiettivo primario, oltre ovviamente ad arrivare primi, perché giocavamo con altri giocatori all'interno della prova, oltre ad arrivare primi dovevamo anche fare delle acrobazie. Avevamo il tasto, con il tasto A potevamo accelerare e quindi fare acrobazie sempre più alte e poi naturalmente evitare di schiantarci, che insomma non mi sembra male. Nella seconda modalità invece avevamo un'auto super sportiva da corsa. Il nostro obiettivo era girare a zig zag per la strada perché avevamo tutta una serie di curve che dovevamo cercare di fare senza ovviamente andare contro ai vari ostacoli. Era abbastanza complicato perché ho visto che un pochino, per quanto sia stabile, per quanto ho sentito stabile la macchina, un po' nelle curve scivolava e quindi mi sono spesso schiantata, sinceramente. È un piccolo difetto che ho riscontrato anche durante la prova delle 3. Abbiamo l'ultima modalità che poi abbiamo visto, è quella sulle macchine di Formula 1, personalmente quella che mi è piaciuta di più, nella quale l'obiettivo principale era quello di arrivare primo entro un tot tempo, quindi dovevamo arrivare alla fine della gara entro i 2 minuti. Super veloce, la pista era abbastanza differente, in realtà speravo in più curve per cercare di testare la macchina. The Crew 2 è un titolo arcade, quindi non ci aspettiamo una grande simulazione, ma tutto sommato abbiamo riscontrato un ottimo feeling con le vetture. L'unica che ho trovato forse con qualche difetto è probabilmente la moto da cross, perché soprattutto nei vari rimbalzi dai vari ostacoli eccetera non l'ho trovato, l'ho trovato un pochino macchinoso, però per il resto trovo che The Crew sia un ottimo titolo. Se avete amato il precedente potrete sicuramente anche questo, perché prende le stesse meccaniche ma le migliora. Quindi, se siete appassionate di vetture, sicuramente The Crew è un titolo che fa per voi. Qui dalla Gamescom 2017 è tutto. Ciao!